Si è schiuso anche questo, vediamo un po' chi esce. Ah, un altro Fuddler. Ok, quindi da quelli robusti sembra che esca Fuddler. Fuddler. Cazzo sono gli altri? Ce ne mettiamo un altro di ardente a vedere cosa esce. Cos'è stero? Panking, livello 15. Mi sa che cos'è un altro boss? Mi sa di sì. Allora, siamo qui nell'area nuova. Dovevo continuare ad addentrarmi in sto posto. Ma che ponte carino, però. È che fare una base qua non so quanto mi convenga. È molto aperto. Ah, è Leafmark, ok. Là ci sono altri tanzì. Beh, mi sto dirigendo io verso gli estremi qui. Oh, questo? È nuovo? Celari. Due ce ne sono. Livello 2 e livello 3. C? Merda, ho buttato via. Ma mi sa che è da one shot questo, sì. Beh, uno l'abbiamo preso. Viaggia liberamente cavalcando il vento. Il viaggio termina solo quando trova il partner predestinato. È una specie di Pokémon. Cioè, pal d'acqua. Ok, abbiamo visto che su questa sponda c'erano sti tizi qui. Esploro un attimo qua dietro, che non si nasconda qualcosa. Mi pare di no. Sì, un forziere. Mai. Sfera di palla, anima di palla, ok. Sono di livello comunque abbastanza basso in questa zona qui. Cioè, con un colpo quasi l'ho matto. Che cazzo è successo? Pazzito il cervo. Di qua invece? Ah, di qua avevamo detto che si tornava. Ok, ci eravamo già stati. Bisogna prendere allora la via a destra. Andiamo a scoprire cosa ci riserva sta zona. Poi intanto che ci sono tutti gli alberi rossi. Che bel posto. C'è un uovo qua. Cosa vuole Arsox? È finito per ammalarsi. Cosa gli è successo adesso a questo? Guardente mio. Che abbiamo appena recuperato la sfera che ho buttato. Ma dove va, che roba? Penso si può costruire lì sopra. Top posto per la base. Non so quanto spazio ci sia, ma deve esserci una vista assurda. Madonna, spazio che c'è qui. C'è uno spazio vastissimo. Non vedo pal, però. Un po' strana sta cosa. Oh, non spawnano proprio in un bioma, che cazzo è questo? Non spawnano qui oppure non. Non lo so, c'è un viaggio rapido. Molto bene. Questa scalinata qui. Ah, mi sa che ci porta il boss. No, no. Difficile da salire. Affanculo, passo di qua, passo. Ah, è un Gummos, ok. Territorio degli uccelli glaciali. F legno. Cos'è sta roba? Entra nel dungeon. Ah, è un dungeon. Quindi il pinguino immagino sia dentro. Panking, cos'è? L'evoluzione di Pengulet? In teoria posso sempre uscire, in teoria. Ah, ma è fatto diverso dagli altri. Porca troia, sì. È fatto diverso dagli altri, non è come quello nella caverna. Livello 15. Livello 10. Ho la balestra. Boia. Mi è venuto l'ultra istinto, mi è venuto. Aia. Sì, ma quell'altro se la sta prendendo con Pengulet. Oh. Boia, cara, raga. La vedo male qua, eh.
Porca puttana. No, l'ho ucciso. L'ho ucciso. Mi ha fatto un trade. A occhio sì. A occhio sì, abbiamo fatto un trade. Merda. Devo rientrarci adesso. Merda, merda, merda. Potevo catturarlo. Allora, sì, ho visto che la balestra fa danno, ma è molto, molto lenta. Io voglio rientrare per vedere. Tanto si è droppato qualcosa. Eh sì, c'è del loot qua per terra. Organo congelante. Si è droppato robetta, ha droppato. Basta, finito qui. Spawnare qua? No? Che dungeon del cazzo, però. Si può salire, magari? Ah no, c'è un muro invisibile. Come non detto? Dai, che si è schiuso anche l'altro uovo. Ah, un altro Arsox. Ma nascono solo Arsox, sta lì. Tipo cupo. Questo invece è su spirito artigiano. Spirito artigiano che dovrebbe fargli aumentare la velocità dell'attività. Olè. Oppure ho appena curato l'altro per niente. Vabbè. Che coglioni, oh. Ma nonna santa, sono giornalieri ormai. Ma quanti sono? Minchia, non ne sto prendendo uno. Cazzo di accuratezza c'ha sta roba. Minchia, raga. Ha rotto il cazzo, eh. Hanno rotto il cazzo. Ecco, adesso ho preso dentro anche di Nozzom. Guarda che ho sbagliato anche. Piateli, piateli, piateli. Madonna, che bordello che c'è. Devo fare qualcosa qua, questa roba. Mi hanno un po' rotto il cazzo. Ok. Tutti vivi, tutti morti? Cosa succede? Sembrano tutti vivi. Cosa hanno droppato? Proiettili, una sfera giga. Ancora proiettili, vabbè. Iniziano a rompere un po' le palline, questi raid. E sono sempre più forti, sono sempre di più. Ok, i pal che fanno il loro lavoro, però. Guarda il fuoco come ce l'ho ridotto. Iniziano a spaccarmi la base. Oltre che i coglioni. Allora, c'è. Il tipo di magma là che mi sta riempiendo di questi. Però al momento non è che mi serve. Serviranno dopo, ma al momento saprei neanche dove metterli se continua. Avevo pensato di scambiarlo con Mau, però Mau mi fa solo denaro, un po' inutile. Ho messo l'uovo, ok. Ah, un altro Arsox, ok. Sono sempre questi alla fine. Vediamo cosa esce da un uovo umido. Questo sarà Pengulet, sicuro. Se non era quell'altro, era questo, dai. Io nel mentre, però, volevo andare ad esplorare un po' più questa parte di qua. Perché, come ho detto, dobbiamo fare qualcosa per la base. E mi serve o più esperienza, o un posto nuovo dove mettere la seconda, magari. E farla diventare o la nuova main. O fortificare di più questa e quell'altra, farla diventare tipo un outpost.